Oggi vorrei fare con voi invece la lezione concentrandoci proprio sul momento più drammatico della vicenda di Gesù, cioè quello della sua morte. Seguiamo il Vangelo di Marco e cerchiamo di entrare in questo testo veramente molto molto profondo. Io comincerò a leggere il capitolo 15 del Vangelo di Marco e leggerò dal versetto 16. Il contesto è quello del processo appena terminato di fronte a Pilato, il governatore romano, processo che porta alla condanna di Gesù. Allora i soldati condussero Gesù dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la corte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a salutarlo: «Salve, re dei Giudei!» E gli percuotevano il capo con una canna, gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano davanti a lui. E dopo averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli misero le sue vesti, poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Ecco, come vedete già dalla prima scena, noi notiamo che il tono di questo racconto è quello delle tenebre. In che senso le tenebre? Vedremo che poi l'Evangelista insiste molto su questo concetto, su questa immagine. Le tenebre, cioè il momento in cui nella storia umana sembra che il male abbia la meglio, sembra che l'essere umano perda la sua dimensione umana e faccia esplodere dentro di sé quella violenza che purtroppo è dentro il cuore di ciascuno di noi. E qui vedete, no, queste guardie che si prendono gioco di Gesù. Lui è un prigioniero, non può fare nulla. Loro sono armati, sono intorno a lui, sono in tanti, e incominciano a scherzare, lo prendono in giro: «Ah, c'è il re dei Giudei!» E gli sputano addosso, lo picchiano, gli si inginocchiano davanti, gli mettono la corona di spine. È proprio vero che qualche volta noi ci approfittiamo di chi è debole. Sembra quasi che dentro di noi ci sia, nel nostro cuore, ci sia qualcosa che ci vuole a tutti i costi portare a sentirci superiori degli altri. Ecco, vedremo che quando le tenebre copriranno la terra, l'Evangelista usa questa immagine proprio per esprimere in modo chiaro questo concetto. Stiamo attenti, perché se lasciamo che il male si impossessi del nostro cuore, se lasciamo che il desiderio di sentirci superiore agli altri si impossessi del nostro cuore, allora le tenebre ricoprono la terra. I soldati costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Ecco, attenti bene, questo è un particolare presente anche negli altri evangelisti, però particolare qui nel Vangelo di Marco, perché, attenti, dice che i soldati costrinsero un certo Simone di Cirene, e fin qui ci siamo anche negli altri evangelisti, a portare la croce, ma aggiunge che questo Simone di Cirene è padre di Alessandro e Rufo. Ora, sinceramente, al lettore oggi che Simone di Cirene fosse padre di Alessandro e Rufo non importa proprio nulla, no? Però probabilmente importava, ed è per questo che l'Evangelista Marco l'ha scritto, importava ai lettori a cui era dedicato il Vangelo di Marco, cioè la prima comunità cristiana di Roma, perché il Vangelo di Marco è stato scritto intorno, diciamo, tra il 50 e il 60 d.C., nella comunità cristiana di Roma, dove probabilmente vivevano questi due ragazzi, Alessandro e Rufo. E quindi Marco fa riferimento. Noi non abbiamo la certezza che sia così, però indizi ci sono, perché nella lettera di San Paolo ai Romani, alla comunità cristiana di Roma, si parla ad esempio di un certo Rufo. Non sappiamo se è la stessa persona, però questo potrebbe voler dire che i figli di Simone di Cirene facevano parte della prima comunità cristiana, e questo è un dato interessante. Condussero dunque Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Ai condannati a morte per crocifissione, i soldati, e le donne, scusate, le donne, per questi condannati, preparavano questa bevanda, una bevanda fatta di vino mescolato con mirra. Era una droga,
praticamente veniva offerta ai condannati a morte per aiutarli a sentire meno il dolore. Era una bevanda però che intontiva tanto. Ecco, Gesù non la vuole bere. Non la vuole bene perché vuol rimanere cosciente di fronte a quello che sta per vivere. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Era l'ora terza quando lo crocifissero. L'ora terza vuol dire le 9 del mattino. Come sempre, i soldati che le guardie che stanno sotto ai crocifissi si dividono le poche cose che avevano addosso i condannati. L'iscrizione con il motivo della condanna diceva il re dei giudei. Quindi sopra il capo di ogni condannato c'era un cartello che indicava il motivo della condanna. Sopra la testa di Gesù c'è scritto il re dei giudei. Se voi notate nei quadri che rappresenta la crocifissione, spesso vedrete l'iscrizione INRI, Jesus Nazareni Rex Iudeorum, che significa Gesù di Nazareth, re dei giudei. Il testo prosegue. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano: Sei tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: Ha salvato altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Ecco, qui stiamo entrando adesso nel cuore del racconto. Stiamo proprio toccando gli elementi essenziali del cristianesimo. Le persone che passano sotto la croce insultano Gesù, ma soprattutto lo sfidano. Gli dicono: Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce, mostraci la tua potenza. Perché questa, attenti ragazzi, questa è l'idea che noi esseri umani abbiamo di Dio. L'idea per cui Dio può tutto, può fare tutto quello che vuole, è colui che è più potente di tutti. E quindi noi ci aspettiamo che usi la sua potenza come la useremmo noi. Siamo in pericolo, cerchiamo di salvarci, mostriamo a tutti la potenza. Immaginate la scena, no? Gesù che scende dalla croce, attraverso un miracolo, tutti si sarebbero inginocchiati davanti a lui. Questo è il nostro modo di vedere la potenza. Non a caso, i potenti della terra da sempre, dittatori, tiranni, re, quando passano in mezzo alla gente, la gente si inginocchia. Si inginocchia davanti a loro, fanno atto di reverenza. Eccolo qua, no? Se sei figlio di Dio, scendi ora dalla croce, mostra il tuo potere. Venuta l'ora sesta, attenti ragazzi, attenti. Venuta l'ora sesta, quindi siamo a mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. Quindi, dalle 12 alle 3 del pomeriggio, quindi per 3 ore, si fece buio su tutta la terra. Questa frase, attenti bene, non dovete interpretarla come un elemento storico, cioè che per 3 ore si fece buio su tutta la terra. Questa è la potente immagine simbolica che l'Evangelista Marco ci regala per farci comprendere quello che sta succedendo. Di fronte, in mezzo a tutta questa violenza, in mezzo a tutta questa provocazione, in mezzo agli sberleffi che si fanno di Gesù, agli insulti, alla violenza, le tenebre ricoprono tutta la terra, il male domina per 3 ore, cioè completamente. Quando l'essere umano perde la sua umanità, quando dimentica la sua essenza, cioè la sua capacità di amare, le tenebre ricoprono la terra. Il male vince. Vince e non c'è speranza. All'ora nona Gesù gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Guardate che bellezza, tragica questa scena. Noi spesso immaginiamo, no?
I cristiani anche proprio immaginano Gesù come colui che è potente, che può fare quello che vuole. E invece Marco lo fa vedere in tutta la sua umanità. Gesù ha paura e alza gli occhi al cielo e grida a Dio: perché mi hai lasciato solo? Chiama suo padre, ma lo fa usando le parole di un salmo, di una preghiera presente nella Bibbia, che racconta di un uomo che nel dolore si rivolge a Dio. La preghiera inizia proprio così: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quando uno soffre, la preghiera inizia così. Ma quel salmo finisce con le parole del sofferente che si affida a Dio, che dice: sei comunque tu il mio scudo, la mia protezione. Io affido la mia vita a te. Ecco, Gesù sceglie questa preghiera, dice solo le prime parole perché sta morendo, sta soffocando, ma la scelta di questa preghiera è proprio motivata da questo. Nella sofferenza si sente solo, ma nello stesso tempo affida la sua vita a Dio. E sentito questo urlo, cosa succede sotto la croce? Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna e, postola su una canna, gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Coloro che sono sotto la croce confondono le parole di Gesù, le fraintendono. Gesù dice: Eli, Eli, che significa Dio mio, Dio mio. E loro capiscono Elia, cioè il nome del profeta Elia, che nella storia, di Israele, il profeta Elia sarebbe un giorno ritornato su un carro di fuoco per salvare, attenti, per salvare la persona che ingiustamente era stata condannata. Ora, se il profeta Elia adesso non arriva, allora vuol dire che la condanna per Gesù è stata giusta. Capite l'assurdità, ragazzi? Non ci assumiamo la responsabilità neanche dei giudizi che diamo, no? Se abbiamo fatto giusto, tutto rimane. Se abbiamo sbagliato, arriva lì e sistema lui le cose. Certo, perché noi ci aspettiamo sempre che arrivi qualcosa dal cielo, no? Qualche effetto straordinario, qualche miracolo sconvolgente, per cui il cielo si apre, scende un carro di fuoco, arriva lì, salva Gesù. Certo, sì, nei film della Marvel succedono queste cose. Guardate cosa dice invece Marco. Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, morì. Sentite quel ma, come cade, come piombo su questo brano. Ma Gesù. Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce. Ma Gesù, dando un forte grido, morì. Ecco la risposta. Non arriva nessun carro di fuoco, non c'è nessun atto di potenza da parte di Gesù. Non scende dalla croce, non chiede a quelli che sono sotto la croce di inginocchiarsi davanti a lui. Semplicemente morì, dando un forte grido. Ora capite, ragazzi, perché siamo nel cuore del cristianesimo. Attenti, perché adesso c'è il capolavoro di Marco. La risposta di Gesù è stata questa, quindi sembra tutto finito, no? Ma Gesù, dando un forte grido, morì. Ma attenti cosa succede. Il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Il velo del Tempio, si sta parlando del Tempio di Gerusalemme, la parte più interna del Tempio, che era coperta con una tenda, e dietro quella tenda, secondo la tradizione ebraica, c'era la presenza di Dio. Era quello che veniva definito il Santo dei Santi. Ecco, questa tenda, dice l'Evangelista Marco, si squarciò. Anche qui non state a pensare a un fatto storico, si è squarciata la tenda. No, si sta dicendo un'altra cosa. Se la tenda che copre il luogo dove Dio è presente si squarcia, vuol dire che Dio si fa vedere. Si rivela, toglie il velo, strappa, squarcia il velo. Dio si mostra quando? Quando Gesù fa un atto potente? No, quando Gesù muore. Ecco il momento della rivelazione. E qual è questa rivelazione? È la rivelazione dell'amore incondizionato che arriva a dare la vita anche per i propri nemici. Ecco la risposta che Dio ha contro il male. Non è quella di un atto potente, di un gesto eclatante che va a sistemare tutto e sottomette gli altri. È il gesto dell'amore incondizionato, cioè della scelta di lasciare che tutto il male si scateni contro di sé e di rispondere con l'unica arma
capace di sconfiggere il male. Quest'arma è l'amore. E attenti cosa dice Marco. Dice che allora il centurione che gli stava di fronte, vistolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Cioè l'evangelista Marco ci sta dicendo che il centurione romano, uno che di Dio nella storia di Israele non conosceva nulla, che il centurione romano, guarda caso, proprio un romano, vi ricordate, ho detto che il Vangelo di Marco è stato scritto per la comunità cristiana di Roma, il centurione romano, vedendo morire Gesù così, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Tenete presente che nel Vangelo di Marco nessun uomo dice che Gesù è il figlio di Dio. Ora, questa, la capite anche voi, è l'espressione di fede di un cristiano, no? Cioè il centro, il cuore del cristianesimo. Un cristiano dice: Gesù è il figlio di Dio. Ecco, l'evangelista Marco sta provocando il lettore, sta provocando la comunità cristiana e sta dicendo: guarda che per essere discepoli di Gesù devi riconoscere che Gesù è il figlio di Dio, non quando fai miracoli, non quando dice le cose belle, particolari, ma quando Gesù muore in quel modo lì. Tu capisci cosa significa Gesù nel momento in cui lo guardi morire in croce, cosa significa il suo messaggio, cosa significa la sua predicazione, cosa significa essere cristiani nel momento in cui lo vedi morire così. Tutto il resto non è particolarmente utile, anzi qualche volta può addirittura confondere. L'essenza è questa: l'amore che dà la vita anche per i nemici. L'amore incondizionato. Ragazzi, qua c'è il cuore di tutto, no? Che cos'è la verità? La verità è l'amore. E qua Marco ce lo dice in modo chiaro. Lo ripeto per l'ultima volta. Secondo Marco, uno può riconoscere Gesù e diventare discepolo di Gesù, cioè essere cristiano. Secondo Marco, l'essenza del cristianesimo è questa: riconoscere che Dio si rivela nell'amore che dà se stesso, non nella potenza, ma nella potenza dell'amore incondizionato. Quella che può sembrare la fragilità è la potenza di Dio, che è l'esatto opposto della logica del dominio che i potenti della terra hanno. Manifestare la loro forza con la potenza, con la violenza. Dio manifesta la sua potenza con l'amore, con la fragilità dell'amore crocifisso. Pensate che bello imparare a vivere la propria vita a prescindere dalle scelte personali, no, religiose, non importa, ma imparare a vivere la propria vita con questo desiderio, cioè di amare in modo incondizionato, di riuscire a tirar fuori da noi l'essenza vera, la nostra capacità di stare con gli altri, di accettare gli altri, di accogliere gli altri, di accogliere noi stessi per quello che siamo e costruire insieme qualcosa di importante, fondato sull'amore. E attenti, vi leggo solo questa cosa finale: dopo questa scena c'erano anche alcune donne che stavano a osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore, di Ioses e Salomè, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. I discepoli non ci sono, secondo l'evangelista Marco, non c'è nessuno, i suoi amici non ci sono, ci sono le donne, le discepole donne. Nel Vangelo di Marco le donne hanno un ruolo importantissimo, lo vedremo settimana prossima quando leggeremo il racconto della resurrezione di Gesù. Il testo finisce così: sopraggiunta ormai la sera, poiché era la vigilia del sabato, Giuseppe d'Arimatea, membro autorevole del Sinedrio che aspettava anche lui il regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, lo interrogò. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvolto nel lenzuolo, lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l'entrata del sepolcro. Intanto Maria di Magdala e Maria madre di Ioses stavano ad osservare dove veniva deposto. Quindi abbiamo detto, le donne in questo brano assumono un significato importante. Poi c'è un altro personaggio importante, Giuseppe d'Arimatea, che coraggiosamente va da Pilato a chiedere il corpo di Gesù. Sembra quasi il primo frutto della morte di Gesù, no? Una persona che riscopre coraggio, si espone in prima persona, per amore di qualcuno. Bella questa, eh?
Era rimasto in disparte fino adesso, ma vedendo Gesù morire così, il coraggio lo ritrova. Per amore di Gesù. E poi guardate, voglio fare questa riflessione. Come finisce il brano? Finisce con la pietra circolare che viene rotolata davanti al sepolcro. L'immagine è quella della morte, no? Sembra che appunto il male ha vinto, la morte ha raggiunto Gesù e la storia è finita. Punto. Il masso rotola davanti al sepolcro, lo chiude. Ecco, io voglio usare questa immagine oggi per farvi fare una piccola riflessione, ancora un minuto e poi ho chiuso. In questi giorni noi siamo chiusi in casa, stiamo vivendo una situazione strana, no? Non possiamo uscire. È come un momento di silenzio, dove tutto ciò che di solito facciamo non possiamo più farlo, quindi siamo tante volte costretti a stare anche con noi stessi. Bene, è un po' come il momento che visse Gesù, dalla sua morte alla sua resurrezione, un momento di silenzio. E in questo momento di silenzio l'unica cosa saggia che possiamo fare è cercare, nelle giornate che viviamo pazientemente, di riscoprire quali sono le cose essenziali della vita. Cerchiamo tutti l'essenziale, così che quando ricominceremo a vivere normalmente ci ritroveremo, saremo migliori di prima. Un abbraccione a tutti e a presto, statemi bene. Ciao ragazzi, vi voglio bene.